Buongiorno a tutti e benvenuti per un nuovo tutorial di Ladies Yoga. Oggi andremo a lavorare insieme sulla posizione di Chaturanga. Ci vediamo sul tappetino. Oggi andremo a lavorare insieme su Chaturanga, una delle mie posizioni preferite che uso di più nelle mie pratiche per costruire forza nel vostro corpo, in particolare nella parte superiore e nel core, e per prepararvi anche a posizioni più complesse come gli equilibri sulle braccia e le posizioni a testa in giù. E andiamo subito a cominciare con la posizione completa che vi mostrerò come prima cosa, quindi come farla e cosa evitare. Si può entrare in Chaturanga da diverse posizioni, ma per studiarla andiamo a preferire, diciamo, la classica partenza, che è la posizione della panca. Quindi mani in linea con le spalle, occhiali dei gomiti che si guardano tra di loro. Andiamo a spingere bene con tutto il palmo della mano e polpastrelli verso il basso. E andiamo a portare una gamba alla volta indietro. Spingiamo bene con l'ombelico in alto, le scapole lontane tra di loro e i talloni che spingono indietro. Inspirando ci portiamo in avanti, quasi oltre la linea dei polsi, anzi oltre la linea dei polsi. Espirando, gomiti stretti, cerchiamo di mantenere una linea dritta con il corpo. Ed espiro. Stesso espiro, scendo giù. Questa era la posizione completa. Quindi inspirando ci portiamo in avanti, nell'espiro scendiamo e unico espiro andiamo giù. Io ho dovuto reinspirare per parlarvi, ma solitamente un unico espiro, a meno che stiamo per qualche respiro nella posizione. Adesso andiamo a vedere cosa non fare, quindi le due tendenze principali quando si vuole praticare Chaturanga completo dall'inizio sono quelle di crollare con il bacino a terra, quindi portare prima la pancia e poi tutto il resto, oppure diciamo di tuffarci di testa, quindi andare a inspirare e scendere prima con la testa e poi con il corpo. È meglio evitare entrambe queste due situazioni e sempre cercare di creare una linea retta tra spalle, glutei e gambe, mentre andiamo giù e andremo a creare un angolo di 90 gradi tra polso, gomito e spalla. Per aiutarci a fare ciò, quindi rimanendo nella posizione diciamo completa, possiamo andare a utilizzare una coppia di blocchi che andremo a portare sotto le nostre spalle e che ci porremo l'obiettivo durante Chaturanga di non toccare. Quindi in questo modo andremo a non portarci troppo in basso con le spalle. Andiamo a portare blocchi alla distanza delle spalle, mani intorno ai nostri blocchi, un piede alla volta indietro. Parto sempre in panca, inspiro e espirando scendo senza toccare i blocchi. E poi non andiamo a crollare lo stesso. E, è un po' complesso uscire dalla posizione quando abbiamo i blocchi, ma diciamo che non li utilizziamo solitamente in una classe in un vinyasa, ma quando andiamo proprio a lavorare sulla posizione. Quindi esercitatevi a mantenere la posizione senza toccare i blocchi. Adesso, se questa posizione vi viene troppo complessa, anche con l'utilizzo dei blocchi, perché comunque ci servono per sapere dove fermarci, ma non ci aiutano, diciamo, a facilitare la posizione, in questo caso vi incoraggio a lavorare su altre due varianti che ci servono, soprattutto all'inizio della nostra pratica, per costruire la forza necessaria per poi praticare Chaturanga completo. E per quanto riguarda i blocchi, volevo aggiungere che in caso potete porne anche un terzo sotto il petto e non andare a toccare neanche con il petto. Allora, due varianti che possiamo utilizzare se Chaturanga completo è troppo difficile ancora nella nostra pratica. Partiamo sempre da panca, addome dentro, scapole lontane, andiamo a posizionare le ginocchia a terra, manteniamo i piedi al tappetino, inspiro mi porto avanti, nell'espiro Ashtanga Namaskara, porto il petto e il mento verso il basso, gomiti stretti al corpo, spingo con gli ischi e l'ombelico verso l'alto e poi esco dalla posizione. Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo bene a fare attenzione ai punti che spingono verso il basso e quelli che spingono verso l'alto. I gomiti sono bene chiusi ai due lati del corpo, ricordiamoci sempre. E questa è la prima variante che di solito offro in classe ai miei studenti per lavorare sulla posizione. La seconda opzione è quella di fare Chaturanga con le ginocchia a terra, quindi come in panca lavoriamo con le ginocchia a terra, possiamo farlo tranquillamente anche in Chaturanga. Il concetto è lo stesso, non vogliamo
crollare con la pancia, non vogliamo buttarci prima di testa, ma mantenere una linea unica tra le spalle e gli ischi e formare un angolo di 90 gradi tra spalle, gomiti e polsi. Quindi dalla nostra panca andremo a portare le ginocchia a terra, solleviamo il dorso dei piedi, attivo l'addome, creo una linea lunga e unica tra spalle e glutei, inspiro e nell'espiro mi porto avanti 90 gradi e giù lentamente. Cobra e usciamo dalla posizione. Quindi questo è tutto per oggi su Chaturanga. Vi invito a lavorare su queste due varianti se stiamo costruendo la forza per la posizione. A volte potremmo anche trovarci ad avere paura un po' di questa posizione, abbiamo paura a volte di non avere la forza di fermarci e di arrivare a terra con il viso. In questo possono aiutarci i blocchi o anche semplicemente porre un cuscino di fronte a noi, ma sicuramente cominciare dalle varianti un po' più semplici ci aiuta a costruire la confidenza e la forza per praticare la posizione completa con il tempo. Chaturanga è una posizione sulla quale secondo me non si finisce mai di lavorare, ma non in negativo. È una posa molto stimolante, una posa che diventa anche divertente nel tempo, ma in cui personalmente ho fatto tanti passi avanti, ma continuo a lavorare costantemente e a vedere sempre un piccolo miglioramento in qualche cosa. Quindi vi incoraggio a non scoraggiarvi, ma a vederlo come un po' un vostro compagno di pratica. Spero che questa piccola classe, questo tutorial sia stato utile per voi. E se così è stato, vi ricordo di iscrivervi al canale tramite il pulsante rosso in basso e se volete seguirmi sugli altri miei social, di cui trovate i link di sotto sia per Instagram che per Facebook, e ci vediamo con il prossimo tutorial o la prossima classe. Namaste!